Omeonga, intanto un piacere conoscerti, si parla molto bene di te, insomma hai già assaggiato la Serie A col Genoa, sei arrivato a titolo definitivo, che cosa ti ha convinto ad accettare questa piazza? Come l'ho detto prima, io ho parlato col mister al telefono, che lui mi ha convinto che voleva fare qualcosa di importante qua al Pescara, e quindi ho detto che sono arrivato a un punto della mia carriera dove devo prendere un po' di fiducia e forse qua trovo un po' più spazio che al Genoa, quindi spero di far bene e di non deludere nessuno. Quindi diciamo così, punto di partenza Pescara, ma anche punto di svolta, se vogliamo. Eh sì, cioè, rispetto all'anno scorso dobbiamo fare molto meglio, quindi penso che il campionato andrà tutto bene, vedo il gruppo bello dinamico, bello carico, anche il mister, lo staff, e quindi c'è tanta voglia di fare bene. La tua carriera, insomma, neanche a dirlo, perché vieni dalle giovanili dell'Anderlecht, che è un club glorioso europeo, poi hai fatto però un'esperienza importante, giovanissimo nell'Avellino in Serie B, 30 presenze, 22 gettoni in Serie A con il Genoa, tutti parlano molto bene di te, c'è chi però ritiene che tu debba essere disciplinato un po' di più sul piano tattico, è vero questo? Non lo so, si vedrà. Penso che se ho fatto 30 partite in Serie B e 22 in Serie A c'è un motivo, però c'è sempre da imparare, e sono venuto anche con Mister Odo per quello, per imparare. Comunque 24 anni, però ogni giorno si può diventare meglio, quindi forse sul piano tattico devo imparare, allora impariamo. Il tuo ruolo, mezzala sicuramente, può giocare in altre zone del campo. Tutti i mister che ho avuto mi hanno fatto giocare sia da mezzala sia da play, quindi mi trovo bene al centrocampo, però ovunque il mister mi metterà io darò il massimo. Senti, che gruppo sta nascendo? Io vedo il gruppo bello dinamico, bello carico, anche lo staff e anche il presidente, cioè, hanno tutti voglia di far bene, quindi penso che un buon gruppo sta nascendo.